Io sono legato perché ci sono nato, quindi. Ma rappresenta, quello che ha rappresentato, specialmente nel dopoguerra, dove sono stato, ha raccolto tanti immigrati dall'Italia, gli ha dato lavoro. Milano vicino all'Europa. Siamo andati a suonare come un concorso internazionale a Vanalo Sesea, a Sesea. Nel fare i concerti in piazza Varallo c'erano delle persone dietro che ascoltavano la musica, quelle che c'eravamo, erano tutte sbalordite quando ci vedevano andare avanti e dietro con la banda. Vuoi venire a Milano? Alzate a piede grasso, mi disse, ecco. E io rimasi perché ero giovanotto. Polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde. Sono stato a Milano nel 1969 la prima volta, proprio all'indomani, il giorno successivo alla strage di Piazza Fontana. Andai a Milano per il concorso che fu indetto alle Ferrovie dello Stato. Quando passa piange ci rimane male. Siamo arrivati a Milano, abbiamo trovato il lavoro subito. Che ha preso una strada, ma sempre abbiamo rimasto per un periodo di tempo. Poi quelli che sono andati nella Pirene, nella Breda, nella FAD, quei grandi, industrie grandi. Sono Silvia, ho 27 anni e sono qui a Milano per svolgere un tirocinio presso l'Agenzia delle Entrate. Ho scoperto che dove abitavo, in via Montenevoso, proprio a fianco alla mia abitazione fu scoperto il covo delle Brigate Rosse, nei quali c'erano molti documenti relativo al rapimento di Aldo Moro. E io preso lo strumento in basso che avevo, lo strumento era mio, preso il treno e per andare ad Abbiate Grasse. Ho dato una bella, come si dice? Impressione. Mi hanno ospitato bene. Milano è una città con le spalle larghe. Quando sono arrivata mi sono trovata subito benissimo. La mia giunta è su 6 persone, 3 hanno delle storie legate a Milano. Io ho vissuto 6 anni lì e ho avuto i nonni che hanno vissuto lì e ho tutti gli zii che sono lì. Ma in un modo o nell'altro le nostre storie sono legate a questa città, forse anche in maniera più forte rispetto al nostro capoluogo per certi versi, che è Bari. Quindi vorremmo per la prima volta cominciare a valorizzare questo legame e a raccontarlo e a